Vi è mai capitato di sentirvi persi? Di non avere legami? E di sentire che per il mondo non contate assolutamente nulla? Un po' come questa cava. Nessuno vuole darle attenzioni. Nessuno si crea un legame. E direi che in fondo mi rappresenta proprio alla perfezione. Vago. Nel nulla. Con la speranza un giorno di poter creare dei legami. Non c'è niente, ma ancora sta telecamera. Una volta che vi riprendo, poi una volta, due volte. Vi ho portato in un posto di merda qui oggi, potevate mangiare già. Esatto. E io che volevo solamente ricordare, filmavo tutto, ma questo non veniva capito. Forse la gente preferisce scordare. Dai, Tamagni. Vabbè ragazzi, io vado un attimo a vedere cosa c'è là. Vai. Aspettate qua. Se stai leggendo questa lettera, probabilmente sarò già morto. Ero un ragazzo curioso. Osservare e fotografare istanti che scorrevano era la mia vita, fino a quando non mi diagnosticarono una malattia. Mi dissero che mi rimaneva qualche mese di vita. Ero distrutto. Ma volevo lasciare un segno, un ricordo, la mia percezione di umanità. Ora che hai trovato la videocassetta, all'interno vi saranno ricordi confusi di un mondo fatto di persone sconnesse, fantasmi che vagano avvolti dalla nebbia irradiati dal sole. L'amore della mia amata, l'unico fotogramma messo a fuoco in un'esistenza sfocata. Per te non sarò altro che un fantasma senza volto, fra i mille che ti passeranno accanto ogni giorno. Non avrò una voce, un'identità, ma un'anima racchiusa in questi ricordi. Perciò, se guarderai questa videocassetta, ogni volta che il nastro scorrerà, sarà come ritornare in vita.
mai capitato di sentirvi persi? Di camminare a fianco al vuoto, mano nella mano, per trovarvi un rifugio dove nascondere i vostri ricordi più felici? Dopo aver visto la videocassetta, ho capito che questa persona aveva tanto da dire, ma come me ha preferito tenere tutto nascosto in uno scrigno. Non saprò mai chi fosse, ma non importa, perché mi ha donato il suo ricordo. Non rischiamo mai di scoprire altri scrigni, con tutte le loro imperfezioni. Ne abbiamo paura. E tutti noi siamo alla ricerca di un legame, di una speranza. In fondo, siamo tutti alla ricerca di un tesoro.